Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi finalmente siamo tornati qui nell'Opilaghi Prison. Però ragazzi, prima di andare avanti devo dirvi una cosa davvero importante. Questo potrebbe essere l'ultimo episodio qui sull'Opilaghi Prison di The Legend, ma quasi sicuramente lo sarà. Perché dico questo? Beh, lo vedremo tra poco. Prima però devo far apparire qui, come state vedendo già che cominciano ad apparire qualcosina, i commenti che mi avete scritto. Faccio un saluto generale ragazzi, perché siete stati davvero in tanti a darmi il consiglio riguardanti i laghi, block, quelli bagnati, non bagnati, e grazie per il chiarimento. Comunque, perché ragazzi dicevo potrebbe essere l'ultimo episodio? Beh, come voi sapete, perlomeno chi mi segue su Telegram, che trovate in descrizione, ho annunciato che stavo progettando un server di Minecraft. Però attenzione, non finisce qui. A parte che il progetto ha gli sgoccioli, quindi stiamo quasi per concluderlo e per annunciarlo. Non è una modalità qualsiasi, ma bensì l'OP Prison, non l'OP Lucky Prison come su The Legend con i Lucky Block, strutturato in modo diverso, soprattutto molto diverso a livello di soldi, come ottenere. Ci sono cose nuove per ottenere token, quindi raga davvero stiamo progettando una grandissima cosa. Ma la più grande novità è, da quanto ho visto, poi magari mi sbaglio, è il primo server in Italia, non so se tutto il mondo, ma adesso non voglio esagerare, che è un Prison 1.12. quindi raga vi ricordo, Prison 1.12, non è che si parla del solito Prison 1.8 come qui, è il primo Prison 1.12 che abbia visto in giro. Poi magari ce ne sono 30, io non lo so, però per il momento è il primo che vedo. Voi direte: Luke, ma dove sta l'IP? Voglio entrarci. Raga, per l'IP dovete aspettare ancora qualche giorno, perché annunceremo l'apertura verso fine settimana, quindi verso sabato, domenica, adesso vedremo. Però qualcuno di voi che mi segue su Telegram avrà lo spoiler anticipato. In che senso? Per chi mi segue su Telegram, qualche giorno prima riceverà il mio messaggio con l'IP del server. Quindi mi raccomando raga, seguite il mio canale Telegram, perché è davvero importante per rimanere aggiornati sia sul mio server che sul canale, perché non carico video e tante belle cose. Detto questo ragazzi, volevo dire un'altra cosa. Vi ringrazio molto per il supporto, ma soprattutto voglio stoppare qualcosa che penso un po' si scatenerà nelle vostre menti. Praticamente molti diranno: Luke, usi The Legend per spammare il tuo futuro server? Sì raga, perché The Legend non è che mi paga. Abbiamo fatto un contratto dove c'è scritto: signor Luke 17, lei non può parlare di altri server di fuori. Cioè raga, io sono un player come voi, gioco come voi, cazzeggio come voi, quindi ho tutto il diritto di spammare il mio server, giusto? Ovviamente non lo spammo in chat come fanno i bimbi minchia, raga, assolutamente no. Però lo spammo in un mio video, cosa che credo sia abbastanza lecita. Detto questo raga, ho aperto qualche bot key e ho trovato tutte queste bottiglie di roba. Magari prima di abbandonare il server potrei fare un give per chi non viene sul mio. Però raga, penso di non farlo, perché così almeno qualcuno verrà sul server mio, che insieme agli altri del TS ci stiamo impegnando davvero tanto. Perché abbiamo già aggiunto i VIP, perché ragazzi ovviamente un server appena iniziato ha bisogno anche tra virgolette delle donazioni per portarlo avanti, sia soprattutto per migliorarlo. Quindi aspetto qualche donazione da parte vostra. Poi ovviamente non obbligo nessuno raga, è semplicemente un invito a sostenere il server. Poi ovviamente dovete provarlo prima, una settimanella prima di giudicarlo, ma noi saremo sempre online. Tanto è vero ragazzi che non abbiamo bisogno di staff. Su questo non cominciate a proporvi, che vi blocco immediatamente. Anche se siete il mio miglior fan che mi dà 300 euro al giorno, non guardo in faccia nessuno. Il primo che mi dice voglio essere staff, raga, lo muto o lo blocco dal canale. Dipende dove lo scrive. Detto questo ragazzi, andiamo a scavare un pochettino, così parlerò ancora del mio progetto riguardante appunto il mega server che stiamo progettando. Andiamo al warp R perché noi siamo molto scialli. E intanto raga parleremo di diverse cose. Come sarà strutturato il server mio? Praticamente ovviamente è un Prison, come detto prima, 1.12, e si basa ovviamente sul sistema di token raga, come tutti i server. Ci saranno le crates, ossia le casse da aprire, come nei miei server precedenti, che voi sapete che ormai faccio da 3 anni. Lupacchiotticraft, ossia i miei vecchi server, sempre con appunto le crates. Quindi non cominciate a dire: Luke, ma tu copi The Legend. Raga, lo fanno tutti i server, prima cosa. Seconda cosa, molto più importante, ci sono live vecchie tipo di 2 anni fa, dove io facevo vedere che avevo appunto le crates anche nei miei server precedenti. Quindi non venite a rompere scatole dicendo: Luke, tu copi questa e quell'altro. Detto questo ragazzi, credo che abbiamo fatto una programmazione e una organizzazione stupenda. In che senso? Abbiamo cominciato a lavorare sul server più o meno da una settimanella, infatti giusto il tempo della mia assenza sul canale, e già stiamo arrivando alla conclusione dei lavori. Molti diranno: Luke, che schifo, sono un lavoro affrettato. No raga,
Veramente ci stiamo lavorando giorno e notte col massimo dell'impegno. Poi ho anche degli impegni al di fuori, diciamo, del network di YouTube, di Minecraft, eccetera, perché aiuto i miei a fare qualche lavoretto, faccio qualche lavoretto così per agevolare qualcosina. Quindi ovviamente non ci sono sempre online. Nonostante ciò, utilizzo tutto il mio tempo per lavorare sul server. Tant'è vero, ragazzi, stiamo preparando una cosa stupenda. Io spero davvero che entrate in molti e che rimaniate chiamando i vostri amici, perché quella mi sembra una cosa scontata. Ovviamente, ragazzi, qualche imperfezione ci sarà, perché vi ripeto, è un grandissimo progetto, ci sta qualcosa, ma mano a mano ci saranno aggiornamenti, miglioramenti che faremo, ci sarà un bordello di roba da fare. E vi ripeto, per l'EP dovrete aspettare ancora qualche giorno, più o meno verso fine settimana, raga, sarà tutto concluso. Già siamo pronti per i bimbi minchia che verranno a rompere le scatole, le diverse cose che accadranno, raga, siamo pronti a tutto sto giro, ci siamo organizzati nel migliore dei modi, è tutto settato bene. Non abbiamo ancora terminato, magari ora termino di recare sto video, vado sul server ed è tutto buggato, può darsi pure, ma io sono abbastanza tranquillo perché dopo i primi problemi iniziali adesso abbiamo raggiunto tra virgolette la stabilità, quindi stiamo lavorando abbastanza bene sul server. Perché dico stiamo? Perché sono insieme agli altri di RTS. Comunque raga, non voglio promulgarmi molto, perché comunque mi sono rotto anche un pochettino le scatole di nerdare qui, perché c'è il mio server apposta che devo andare a settare. Detto questo, ragazzi, sì, è un video spoiler sul The Legend. Come ho detto prima, raga, è lecito perché qui nessuno mi paga per sponsorizzare The Legend. Quindi, mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!